strumenti di registrazione nella didattica. C'è chi li ama e chi li odia. Fino a poche settimane fa avremmo potuto dire anche che c'era chi li utilizzava e chi no. Adesso invece questa seconda alternativa ci è stata strappata di dosso come un cerotto dalla pelle. Per qualcuno il passaggio repentino è stato pressoché indolore, per qualcun altro invece la pelle brucia ancora e rivela come carne viva un'evidente mancanza di competenze tecniche e vecchie abitudini difficili da scalfire. Non ci resta che fare insieme qualche riflessione metadidattica. Io sono Alberto De Panfilis, divulgatore e consulente didattico, e dal 2008 mi prendo cura della scuola e dei suoi protagonisti principali, gli insegnanti, coloro che la scuola la vivono, a volte la patiscono, ma sempre la rispettano. Con il progetto Metadidattica ho incontrato migliaia di docenti di ogni ordine e grado. Con la maggior parte di loro ho avuto la fortuna di confrontarmi, mettendo a fuoco le dinamiche più complesse e potendo testare sul campo centinaia di tecniche. Molte sono risultate inefficaci, le abbiamo scartate, ma un numero consistente rappresenta invece un bagaglio di inestimabile valore per chiunque voglia migliorare le proprie relazioni scolastiche. Scopriamo insieme come trarre il meglio dai ragazzi, dalle loro famiglie, dal rapporto con i colleghi e, perché no, anche da quello con noi stessi. Chi conosce metadidattica troverà quanto sto per dire piuttosto coerente con quanto abbiamo sempre affermato sul nostro blog, durante i corsi di formazione in presenza, all'interno dei nostri videocorsi, negli episodi precedenti di questo stesso podcast. Quando parliamo di miglioramento professionale, di problem solving, di supporto agli studenti in difficoltà, non possiamo prescindere dal farlo con un occhio di riguardo per le informazioni. Intendiamo osservazioni oggettive, inopinabili, che possano rappresentare una base stabile dalla quale muovere i primi passi per innescare un cambiamento significativo e funzionale. Non sempre è così semplice discernere tra oggettività e punti di vista. Non lo è per noi, non lo è per i nostri studenti, né tantomeno per le loro famiglie. Quante volte, per esempio, ci siamo trovati a dover dirimere incomprensioni, mancanza di accordo o addirittura conflitti proprio a causa della divergenza di opinioni? A tal proposito, in questa puntata voglio porre l'accento sull'immensa utilità che gli strumenti di registrazione possono garantirci. Sono infatti vere e proprie miniere di preziose informazioni, subito disponibili e soprattutto verificabili. Lasciarsele sfuggire sarebbe da matti. Sto parlando della possibilità di registrare in video, o volendo anche soltanto in audio, quello che accade nelle classi, oggi in quelle virtuali, durante le varie fasi del processo didattico. Dalla spiegazione allo svolgimento delle attività pomeridiane, dalle verifiche orali a quelle scritte e così via. Tutti coloro che si occupano in modo professionale di performance non possono proprio fare a meno di sfruttare l'incredibile utilità degli strumenti di registrazione. Per esempio ne sanno qualcosa gli sportivi, ma anche gli artisti. I primi non solo misurano, potremmo dire per definizione, i propri risultati raggiunti, ma anche i processi che li hanno portato a quei risultati. Mi spiego meglio. Immaginiamo un nuotatore, per esempio. Ovviamente questi dovrà misurare i risultati ottenuti in vasca, per esempio il tempo ottenuto sui 100 metri stile libero, ma anche il processo che ha generato quel risultato. Videoregistrando le sue vasche potrà osservare chiaramente la frequenza di bracciate, il suo ingresso in acqua durante la partenza, il movimento delle mani, delle gambe e così via. Sarebbe completamente diverso ripensare al proprio modo di nuotare basandosi soltanto sulle sensazioni vissute durante la messa in campo della prestazione o subito dopo. Lo stesso varrà per un artista, dicevamo. Anche in un campo come quello artistico, dove sembrerebbe preponderante la componente emotiva, gli aspetti tecnici vengono registrati, in video, in audio, fotografati, in modo da poter essere riosservati, migliorati, affinati sempre di più. In sostanza, registrare qualsiasi prestazione ci aiuta a passare dal mero risultato finale ottenuto al processo messo in campo per ottenere proprio quel risultato. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, quella dedicata alla valutazione dei nostri studenti. Ah, tra l'altro, se non l'hai ascoltato, ti consiglio di recuperare quell'episodio perché penso rappresenti un pilastro irrinunciabile della buona didattica. Lo sviluppo delle competenze, quelle vere, passa soltanto attraverso la messa in discussione del come vengono fatte le cose, non tanto del cosa viene fatto. Nello sport, nell'arte, come nell'educazione, nella didattica, comunque, non possiamo di certo trascurare le sensazioni.
Queste sono fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi performance, ma rischiano altresì di risultare inutili e spesso fuorvianti se non corredate da una buona dose di informazioni a sostegno. Facciamo un esempio didattico. Ipotizziamo di voler dare supporto ad un ragazzo che non riesce ad ottenere il livello di performance scolastica atteso. Ora, mi auguro che nessuno provi fastidio per l'accostamento che faccio del termine performance all'ambito educativo scolastico. Sarebbe davvero un peccato perdersi dietro una semplice parola. Torniamo al nostro studente che non va come vorrebbe, o come noi vorremmo, o come la famiglia vorrebbe. Insomma, ci va ad aiutarlo. Sicuramente noi avremo delle sensazioni in merito. Dopo una sua verifica orale, dopo una giornata in classe, anche a distanza, fa lo stesso, a fronte dei suoi livelli di partecipazione, del suo modo di svolgere le attività assegnate, insomma, avremo delle sensazioni. Ora, farci guidare soltanto da queste sensazioni sarebbe un dramma. Prima di tutto perché queste potrebbero essere in parte falsate. Poi perché le nostre sensazioni potrebbero essere diverse da quelle dei colleghi, per esempio, mostrando quindi tra colleghi un approccio diverso ed aprendo crepe nel corpo docente, che in genere sarebbe bene facesse fronte comune. E ancora sensazioni diverse rispetto a quelle dei genitori, e così via. Oltre a questo, cercare di guidare qualcuno a migliorare, non avendo però elementi chiari sui quali farlo focalizzare, sarebbe come cercare di guidare qualcuno bendato, senza però poter dire destra, sinistra, avanti, indietro, sopra, sotto. Le sensazioni in campo, poi, potranno anche essere quelle del ragazzo stesso. Magari dopo un'interrogazione questi potrebbe ritenere di aver fatto schifo, di essersi sentito inadeguato, di essersi trovato in difficoltà e così via. O al contrario, anche di essere andato alla grande, di aver fatto un buon lavoro, di essere migliorato, eccetera, eccetera. Di nuovo, sensazioni vaghe, che da un lato potrebbero generare divergenze d'opinione, dall'altro lasciare il ragazzo disorientato e particolarmente confuso sul da farsi per migliorare. Le sensazioni quindi vanno vissute, ascoltate, rispettate, tenute in considerazione, ma supportate da informazioni di qualità. Questa puntata vuole essere uno stimolo a registrare in audio e in video i processi didattici vissuti e messi in campo dai ragazzi. Le lezioni, lo svolgimento delle attività pomeridiane, le verifiche e così via. Ovviamente non stiamo parlando di registrare tutto sempre, sarebbe da folli. Però scegliere di accendere la fotocamera sui processi che ci interessa migliorare, quello sì, senza ombra di dubbio. Prima dicevo che chi conosce metadidattica non dovrebbe aver vissuto come novità quanto proposto in questo episodio. Chi ci conosce infatti sa che registriamo quasi sempre quello che facciamo. Corsi di formazione, sessioni di coaching, colloqui individuali o di gruppo. Quando ce n'è la possibilità, non ci facciamo sfuggire l'occasione di raccogliere informazioni. Non sempre rivediamo quanto registrato, è ovvio, farlo sempre significherebbe dover vivere due vite, però registrare sempre ce ne dà la possibilità qualora fosse utile o addirittura necessario. Oggi poi i ragazzi sono abituati ad utilizzare gli strumenti di registrazione e sono molto abili anche a gestire la componente emotiva legata al rivedersi in video o al riascoltarsi in audio. I social, a prescindere da quanto ci piacciano, di fatto hanno reso molto più comune riascoltare la propria voce e rivedere la propria immagine. Sarebbe un peccato non sfruttare questo effetto collaterale positivo vissuto dai nostri studenti. Inoltre, penso sia doveroso, come adulti di riferimento, fare in modo che gradualmente i ragazzi si abituino ad utilizzare queste tecnologie anche per scopi diversi da quelli meramente ludici. Oggi sarà per studio, un domani sarà per lavoro. Eh sì, perché sempre di più il mercato del lavoro richiederà anche questo tipo di competenze. E se ci pensi, lo sta facendo già adesso proprio con te. Come sempre, fammi sapere che ne pensi. Raccontami quanto e come utilizzi gli strumenti di registrazione nella tua didattica quotidiana. E se ti va, dimmi fin dove ti piacerebbe spingerti. In che modo potresti innovare e rinnovare la tua professionalità? Ti do appuntamento la prossima settimana. Scopriremo insieme cosa fare e cosa non fare per motivare i nostri studenti. Oggi più che mai le nostre classi hanno bisogno di vicinanza e di supporto. Dobbiamo però stare attenti a non commettere alcuni errori davvero piuttosto frequenti. Grazie ancora e alla prossima puntata.